acchiappa l'idea! Oggi vediamo assieme che cos'è la griglia proporzioni presente. Bentornati e bentornate, amici ed amiche, su questo video extra di Acchiappa l'idea. Oggi vediamo assieme come gestire le proporzioni nei nostri presepi, a seconda delle dimensioni delle statuine che abbiamo in quel punto del presepe. Mi spiego meglio. Molti, in vari video, mi hanno chiesto, per esempio, questo progetto è da 12 cm, la scheda progetto che hai fatto è per statuine da 12, come faccio a farla per statuine da 8? Bene, questo video risponderà proprio a questa domanda, in più anche a quella: io voglio fare un progetto per statuine da 10 cm, come faccio a fare proporzionato questo progetto? Ho realizzato proprio questo video nel quale andiamo a vedere questi aspetti qui. Ma prima, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, e vi ricordo che tutte le mie schede progetto le trovate sul sito www.acchiappalidea.com, sezione schede progetto, ma c'è anche la sezione, se vi interessa, dello shop dove vendo i miei oggettini che realizzo, e se volete mi potete anche offrire una birra o un caffè seguendo le indicazioni che ci sono sul sito. Ma non perdiamo tempo, questo PDF che qui ho stampato lo trovate appunto sul sito, e adesso lo andiamo a vedere assieme, così vedo di spiegarvelo proprio nel dettaglio. Bene, allora questa qui è pagina 1 del nostro PDF e c'è la griglia vera e propria. Come vedete, nelle colonne ci sono le dimensioni delle statuine in centimetri, quindi statuine da 4, da 6, da 8, da 10 centimetri, e queste qui sono le dimensioni nella realtà delle cose. Per esempio, una cassetta della frutta sarebbe lunga 50 centimetri. In un presepe da 10 centimetri viene 2,9 cm. Vediamo che è tutto in relazione alla dimensione della statuina di una persona media, che è calcolata a 170 cm. Difatti, una cosa che nella realtà è alta 170 cm, cioè una persona, in un presepe da 10 viene 10. In un presepe da 20 viene 20. 170, 20, qui. Bene, quindi questa griglia serve a capire le dimensioni che devono avere i vari oggetti e le costruzioni del presepe per essere proporzionate alle statuine che hanno accanto. Ovvio che un oggetto che è in primo piano magari avrà una statuina da 20 cm, 15 cm, e quindi dovrà essere proporzionato con questa. Nello stesso presepe, se mettiamo una statuina in lontananza, gli oggetti che avrà accanto quella statuina dovranno essere proporzionati alla dimensione della statuina in quel punto. Vediamo quindi gli esempi. Pagina 2, esempio 1. Come trasferire un progetto per statuine da 12 cm proporzionandolo per statuine da 8. Cioè, trovate un mio progetto che è appunto proporzionato per statuine da 12, voi ce l'avete da 8 e volete farlo da 8. Quindi guardiamo in particolare le due colonne, la colonna del 12 e la colonna dell'8. Prendiamo un oggetto, per esempio, che è circa 5 cm, 4,9. Per capire quanto è per statuina da 8 basta spostarsi nella colonna dell'8. Quindi un oggetto che in un presepe proporzionato da 12 è 4,9, in un presepe proporzionato da 8 diventa 3,3. La formula matematica che viene utilizzata è: 4,9 sta a 12 come x sta a 8. Un oggetto che misura 4,9 sta in un presepe da 12 come un oggetto che misura x sta in un presepe da 8. X è la nostra incognita. Si risolve così questa proporzione: x uguale 4,9 per 8 diviso 12, che viene 3,26 col 6 periodico, che arrotondiamo a 3,3. Esempio 2. Eccolo qua. Come fare un progetto? Nel senso, io voglio scrivere un progetto, voglio disegnarmi un mio presepe, e per esempio ho un punto dove ho le statuine alte 10 cm. La minuteria, le case, le finestre, gli edifici, le casine, tutto. Come faccio a farli in proporzione? Vediamo.
guardiamo soltanto la colonna del 10, non ci interessano tutte le altre. Andiamo nella riga del 50, un oggetto che misura 50 cm nella realtà diventa 2,9 cm nel presepe. Un oggetto che misura 100, quindi un metro nella realtà, nel nostro presepe misura 5,9. Abbiamo la riprova di quanto detto prima, perché una persona che nella realtà sarebbe alta circa 1,70 diventa poi 10 cm nel nostro presepe, che è la dimensione delle nostre statuine. La formula in questo caso che utilizziamo è la proporzione è 50 sta a 170 come x sta a 10, nel caso in cui dobbiamo trasportare 50. Se invece dovessimo trasportare 100, qui ovviamente ci metteremo 100. Comunque, nel caso del 50, si risolve facendo x uguale 50 per 10 diviso 170, che fa 2,94, che arrotondiamo a 2,9, che è il valore che appunto abbiamo qui. E questo è come funziona. Poi, a seconda delle dimensioni delle statuine che avete in quel punto, ovviamente guarderete la colonna di riferimento. Le colonne sono tutte in pagina 1, quindi se noi lavoriamo con statuine da 20 cm, ci interessa poi solo la colonna del 20, con la dimensione che dobbiamo capire di volta in volta. Bene, e spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia chiarito un po' i dubbi riguardanti qua le proporzioni dei presepi, che tutto sommato, una volta che si capisce il meccanismo, non mi sembra neanche così complicato. Se però avete dei dubbi, delle perplessità e qualcosa non dovesse essere chiaro, scrivetemelo qua sotto nei commenti che provo a rispondere e nel caso posso fare anche un video integrativo in modo da colmare altri eventuali dubbi. Fatemi sapere se ci sono altri video, magari appunto tecnici come questo, che vi possono interessare e vedo di approfondire anche quegli argomenti. Detto ciò, noi ci vediamo come al solito in un'altra idea creativa. Ciao!